Lo scorso episodio è terminato con la cattura di Big Boss da parte di Hot Coldman. John venne portato nei sotterranei e successivamente torturato. La dottoressa Strangelove voleva ulteriori informazioni su The Boss, in modo da completare il profilo del Mamakot, ma esagerò con il voltaggio e Big Boss perse i sensi. Why not just give up? Tempo dopo si risvegliò in cella e grazie ad una card recuperata poco prima, proprio dalla dottoressa, riuscì ad evadere e successivamente a raggiungere il Peace Walker. It's too late, Big Boss. Snake! Paz. Hot Coldman era riuscito a catturare Paz. La dottoressa aveva ultimato l'IA del Mammalpod, proprio grazie a Big Boss. The Mammalpod is finished. Peace Walker's activation sequence is complete. Finished. But your silence was exactly the answer I needed. 10 years ago, your mission was to kill her. And her mission was to be killed by you. She fulfilled her duty to America to the very end. Thanks to you, Snake, the final missing piece is now in place. And thus, the boss is restored to life as the mammal part. I thank you. Il Peace Walker era ormai attivo. Aveva due IA, il Reptile Pod, che gli permetteva di muoversi e di comportarsi come un rettile, e il Mammal Pod, l'IA basata su The Boss, che fungeva da cervello. You see, I've already selected Peace Walker's initial target, an offshore area in the Caribbean. L'obiettivo del Peace Walker era proprio la Mother Base, la base operativa dei Military Sans Frontier. Big Boss intraprese una lunga battaglia contro il Metal Gear. Prima di riuscire a distruggere la macchina, il Peace Walker riuscì ad allontanarsi e a seminare Big Boss. Eliminando però il vecchio cavallo di The Boss. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. Un altro pezzo del passato era stato distrutto. I've been waiting, Snake, for a long time. Boss. Un altro frammento di The Boss era ormai svanito. Kill me now. There's only room for one boss. And one snake. Big Boss si consultò con il suo team e grazie ai contatti in Nicaragua di Amanda venne a scoprire che il Peace Walker aveva ripiegato in una base americana, sita a sud-est della Cocojibolca. Amanda preparò una gondola e permise a Big Boss di infiltrarsi passando inosservato. Una volta dentro notò che sebbene la base fosse americana, c'erano dei soldati sovietici di pattuglia, segno che gli USA e l'Unione Sovietica stavano collaborando. Un dettaglio non da poco, che chiariremo più avanti. Entrato in una stanza di controllo, riuscì casualmente ad entrare in contatto con Paz. Paz. La quale riferì che Hot Coldman si trovava alla torre di controllo e che era ormai pronto per il lancio. I due vennero interrotti da un allarme. What is the matter? They found me. Snake! Kaz. Big Boss era stato individuato. Allo stesso tempo, Kaz era arrivato insieme ad un ingente numero di soldati per supportare il suo leader. Get over there quick as you can. You're almost there, Snake. Stay steady. Snake. I'm coming, Paz. Do not worry about me. I am an angel of peace. I will be watching over you. Big Boss riuscì a raggiungere la torre di controllo e qui vi trovò Coldman.
protetto da numerosi soldati sovietici. L'uomo aveva escogitato un piano per attivare il Peace Walker e il suo obiettivo era proprio la Mother Base. Codman auspicava la pace tramite la deterrenza, ma bisognava mostrare le potenzialità del Peace Walker. La distruzione della Mother Base avrebbe fatto da monito a qualsiasi nazione. Stand down, Big Boss. A questo punto entrò in scena il professor Galvez, riconosciuto da Codman con il nome di Zadornov. Vladimir Zadornov aveva un accordo con Codman, distruggere la Mother Base per porre fine alla guerra fredda e ristabilire la pace della deterrenza. Ma proprio in questo momento ferì gravemente Codman, rinnegò quell'accordo e svelò le sue vere intenzioni. Era stato mandato dal Cremlino per dirottare l'attacco del Peace Walker verso Cuba. Lodge Luke, target Cuba. We won't be the ones launching it. You, the Americans, will attack our ally, Cuba. Think, Coleman, we're on an American base, eagerly endorsed and supplied by a pro-American regime. What's the international community to think? The world will burn with anti-American sentiment. Communism will spread across Latin America unchecked. Let the age of deterrence be undone by the deterrent itself. Such is the Kremlin's plan. Al contempo era riuscito anche a coinvolgere Big Boss nella rivoluzione sandinista. Ormai era amato e rispettato dai rivoluzionari e bastava solo ucciderlo, facendo credere che fossero stati gli americani, così da renderlo un martire ed elevarlo ad icona e simbolo anti-americano, proprio come il comandante Che Guevara. And now you'll truly become our century's most complete human being, Che Guevara? None other. A hero who, gunned down by the CIA, becomes a legendary icon. A quel punto però fecero eruzione i rivoluzionari sandinisti, che misero in sicurezza la stanza e riuscirono a catturare Zadorno. Freeze. Big Boss. Boss can stay with us until she's back on her feet. And the professor? We'll find him a nice, comfy cell. Coldman's lost a lot of blood. He may not make it. Big Boss venne avvicinato dalla dottoressa Strangelove. Thank you for stopping them. And I'm sorry. Lei non era minimamente interessata ai piani di Coldman. Il suo unico obiettivo era resuscitare The Boss. Ma perché la donna era così interessata a The Boss? Vi ricordate quando nell'episodio 1 facevo riferimento al disastroso viaggio di The Boss nello spazio? Beh, la dottoressa Strangelove faceva parte dello staff di quel progetto, il progetto Mercury. In quell'occasione ebbe l'onore di conoscere The Boss. La dottoressa rimase colpita dalla donna e sviluppò una forte empatia verso di essa. I suoi sentimenti vennero amplificati anche dall'esito disastroso del progetto, che ridusse The Boss in gravi condizioni mediche. Strangelove provava un affetto quasi morboso. Forse era un genuino amore, ma non ebbe mai la possibilità di approfondirlo, perché dopo l'incidente non rividi mai più The Boss. Let's go meet her, shall we? Get in, Boss. Intanto, Coldman e Zadornov vennero caricati su un elicottero, e proprio qui Coldman, poco prima di morire, attivò il Peace Walker. Peace Walker non soltanto avrebbe lanciato un missile nucleare verso Cuba, ma avrebbe anche mandato dei dati falsi agli americani, facendo credere che i sovietici avessero lanciato le loro testate verso l'America. Tutto questo per provare che gli uomini non hanno il coraggio di distruggere tutto, perché sono troppo legati alle loro reputazioni. Coldman's aim is for the bureaucrats in Washington to see the importance of a machine like Peace Walker. He's trying to prove that humans don't possess the will to launch nukes. Everything will be fine. They'll never retaliate. They're only human. Strangelove e Big Boss si fondarono verso il Peace Walker e riuscirono a fermare il lancio della testata.
ma i dati venivano ancora trasmessi. Gli USA erano pronti a bombardare i sovietici per rappresaglia. A quel punto Big Boss prese in mano la situazione e si mise in contatto con il Pentagono. Mr. Chairman, I'll get straight to the point. Cancel the retaliatory strike now. What? The radar blips you're seeing are all fakes. No one's launched any nukes. How do you know? We need more than the authentication code you gave the switchboard. We need proof you're actually Big Boss. Do you have any? All right. If you know the name Big Boss, then maybe you were there at the ceremony when I received the title from President Johnson. Indeed I was. We don't have time for this bullshit! Hold it! Let's hear him out. You were saying? At the ceremony, the DCI tried to shake my hand. I refused. What happened in that room is classified, top secret. Only a handful of people would know. Everybody, listen to me! Those Soviet missiles are fakes! Thank you. Sembrava che Big Boss avesse fermato la rappresaglia. Ma al Pentagono c'era chi non era d'accordo. What are you doing? Sorry, Chairman, but we are not standing down. Nello stesso momento il Mammalpod si aprì ed invitò Jack, il nomignolo con il quale The Boss chiamava John, ad entrare. Jack. Big Boss si fiondò all'interno e cercò di disattivare l'IA. Ma la trasmissione dei dati non si fermò. The data uplinks bypassing the mammal pod. Why? I don't understand. Answer me. Tell me why. Answer me. Authority rests with me now. I'm ordering a retaliation. La rappresaglia era ormai pronta a partire, ma poco prima che avvenisse, il Mammalpod si risvegliò. Un atto che ricorda molto quello fatto da The Boss qualche anno prima, si lasciò annegare in modo da interrompere la trasmissione dei dati ed impedire così il disastro nucleare. That's what you wanted. So much that you gave up everything you had. But you couldn't achieve it. Isn't that right? And still. All you can do is sing. There's no peace to be found anywhere. And so we can only keep on hoping. Hoping for the illusion we call peace. Snake, you still here? Come on, let's go back. I'm not going back. Huh? I'm done. Snake, you don't mean... I'm done looking for the truth. What are you saying, Snake? I was wrong. Come on, boss. Everybody's waiting for you. She betrayed me, Kaz. She what? In the end. She put down her gun. And when she did, she rejected her entire life up to that point, including me. What do you mean? In giving up her life, she abandoned everything she was as a soldier. And you consider that betrayal? I won't make the same choice as her. My future is going to be different. Then? Yeah.
That's right. From now on, call me Big Boss. Il disastro era stato evitato e i Militaires Sans Frontières erano diventati una realtà mondiale non ignorabile da parte delle altre superpotenze. Si temevano grosse tensioni. Miller Big Boss dovettero quindi prendere delle precauzioni. Reclutarono la dottoressa Strangelove, che insieme a Huey Hammerick ultimarono la costruzione del Metal Gear Zeke. Inoltre, recuperarono la testata nucleare affondata con il Peace Walker e la montarono sul Zeke stesso. Zadornov intanto era stato tenuto prigioniero alla Mother Base e più volte aveva tentato di fuggire per organizzare una ribellione interna. Alla fine riuscì ad evadere per davvero e Big Boss fu costretto ad eliminarlo per legittima difesa. Subito dopo però un allarme risuonò per tutta la Mother Base. Metal Gear Z era in movimento, la fuga di Zadornov era stato solo un diversivo. Boss si precipitò sul luogo e con stupore vide che al comando del Metal Gear c'era Paz. Oh, I am myself all right. My true self. This weapon is Cypher's creation. Paz, get down from there! Do not call me that. I am Pacifica Ocean. Cypher gave them all to me. My entire life has but one purpose: to carry out Cypher's plan. Ma chi era Cypher? E cosa voleva? Ebbene, Cypher era quello che rimaneva dei Patriots. Come abbiamo visto nello scorso episodio, Big Boss aveva lasciato l'organizzazione a seguito della scoperta del progetto Les Enfants Terribles. Poco dopo seguì l'abbandono anche di Eva. Più in là spiegherò perché non abbandonò immediatamente il gruppo con Big Boss, ma aspettò un po'. L'abbandonò più tardi. Anche con la diserzione di Big Boss e Diva, Zero non aveva comunque rinunciato al suo piano. Lui intendeva riunire il mondo, intendeva realizzare il sogno di The Boss. Paz era stata mandata proprio da Zero, Ocelot, Sigint e Paramedic, ovvero Cypher, i vecchi Patriots. Il compito di Paz era quello di convincere Big Boss a riunirsi al gruppo. Zero sapeva bene che il leggendario Big Boss poteva essere usato come icona e come richiamo alla causa. Controllare Big Boss per controllare un intero esercito. Il fine ultimo di Cypher era appunto il controllo delle armi, il controllo del potere. Ed è quello che vedremo moltissimi anni più tardi in Metal Gear Solid in una fase embrionale, mentre in Metal Gear Solid 4 al suo apice. Big Boss rifiutò l'offerta e Paz mise in atto il piano B. Zeke is already in nuclear strike mode. What? I'm taking the weapon you built and using it to launch a nuclear strike on the east coast of the United States. You're insane. What are you after? But wait. Here is your consolation prize. We are about to show the world just how dangerous a gang of outlaws, an army without borders, can be. You and your men will become pariahs, and you will be wiped off the face of the earth. Rather than heroes, you will be seen as a well-armed extremist cult prone to indiscriminate outbursts of nuclear aggression. You will give rise to a new world order, an age of deterrence defined by its fear of extremist cult influence. Do you like the picture I am painting, Big Boss? Dopo un'intensa battaglia, Big Boss riuscì a disabilitare Metal Gear Zeke.
Vi ricordate chi era stato a consigliare Big Boss di accettare questa missione? Snake! Kaz. Look, boss. I owe you an apology. Hear me out, okay? I knew Paz and the professor. I knew who they really were all along. Kaz. I used them. I suppose you were the one that brought them to Columbia in the first place, huh? You knew all of this? Wait, let me finish. Listen. MSF never would have gotten this big if it weren't for them. This mercenary business we've built. Someday it's gonna be a new driving force in the world economy. Is that your goal all along? The Cold War is not gonna last forever. Sooner or later, it's gonna give way to an era of regional conflicts and terrorism. A paradigm shift from counter-communism to counter-terrorism. In the new age, armies won't be tied to states, and war will become a business. We'll be a valuable commodity. There'll be clients all over the world who need our services. MSF is only the beginning. What we're creating here is a revolution in itself. Am I right? Kaz, it's not going to be that easy. We're an army without a flag. We weren't supposed to take sides in international affairs, but we did. We upset the global military balance of power. And these people would rather our army without borders not exist at all? They're gonna come knocking real soon. There's no turning back now. We're a wrench in the old system of deterrence. Then who are we gonna fight? The establishment. Anybody who tries to restore the old balance wants to snuff us out of existence. 10 years ago, the Times rejected the boss and killed her. And now, we're the ones being tested. Will the Times erase us? Or work with us? It's gonna be a lonely battle. No good or evil. No winners or losers. Business will have to wait. The question we have to ask ourselves now is, can we survive long enough to see the 21st century? I'm with you, boss. We'll see how it turns out, together. The hunt is on, Kaz. And the whole world's on our tail. Assemble the men. Militaire Sans Frontier e Cypher si stavano preparando allo scontro. Nei prossimi episodi vedremo come Zero e Big Boss scateneranno una guerra lunga quasi 50 anni. Una guerra che coinvolgerà moltissime altre persone. Una guerra che scatenerà eventi di portata mondiale. Eventi di grosso impatto emotivo. Un abbraccio ad Amske. We will forsake our countries. We will leave our motherlands behind us and become one with this earth. We have no nation, no philosophy, no ideology. We go where we're needed, fighting not for country, not for government, but for ourselves. We need no reason to fight. We fight because we are needed. We will be the deterrent for those with no other recourse. We are soldiers without borders, our purpose defined by the era we live in. We will sometimes have to sell ourselves and services. If the times demand it, we'll be revolutionaries, criminals, terrorists. And yes, we may all be headed straight to hell. But what better place for us than this? It is our only home, our heaven.